Ricorderete qualche giorno fa ci occupammo della vicenda dei banchi di Porta Portese, avemmo la gentilezza dell'assessore Bordoni in voce e questa mattina l'assessore ce l'ha rinnovata perché la vicenda va al suo compiersi. Assessore Bordoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Assessore. Allora, apprendiamo con come dire, grande soddisfazione che tutto sommato abbiamo fatto bene a parlarne, perché sta vicenda poi sta andando a conclusione positiva, Assessore? Sì, diciamo che la conclusione ci vorrà ancora tempo, però ieri abbiamo dato insieme agli uffici del municipio, del dipartimento, c'era anche il collega presidente Bellini del municipio, vari consiglieri comunali, abbiamo dato secondo me degli indirizzi corretti, intanto di andare a definire tutta una serie di questioni che negli anni si erano un po' perse, quindi di autorizzare chi ha diritto, di chiudere un vecchio bando di 3 anni fa che era un bando ricognitivo, dall'altra però c'era volontà più politica di rivalutare Porta Portese come vero e proprio mercato dell'usato, delle pulci, che possa diventare anche in un contesto non solo commerciale ma anche in un contesto di attrazione turistica. Sì. Su Porta Portese si sono scritte canzoni, ci sono ragazzi che molto spesso fanno la propria tesi di laurea su questo grande mercato, e quindi diciamo che ieri è stata l'occasione per fare il punto insieme anche alle parti sociali e sindacali, e dall'altra risolvere anche il problema dei cosiddetti frequentatori abituali che attualmente non hanno titolo ma sono riconosciuti in una vecchia delibera del 2000 come comunque persone aventi diritto, e quindi capire il numero massimo di persone che può ospitare Porta Portese, anche perché noi abbiamo una situazione molto delicata sotto il profilo della sicurezza. Sì. la domenica, quindi è evidente che noi vogliamo anche tutelare i residenti di quella zona, e quindi ho domandato agli uffici tecnici di verificare un numero preciso di utenti che possono lavorare in quel mercato, e dall'altra c'è anche l'ipotesi ove questo numero sfori gli attuali 1300 frequentatori di delocalizzare anche in altre parti della città, un po' come è successo con anche altri grandi mercati. Quindi diciamo, da questo punto di vista si è fatto un ragionamento a 360 gradi, e poi la cosa importante è quella di caratterizzare ancora con banchi di qualità, e quindi molto probabilmente verrà fatto anche uno specifico bando per ripercorrere un po' quello che è stata Porta Portese. A me sembra la migliore delle conclusioni, siamo felici peraltro di essercene interessati, mi sembra la migliore perché intanto scongiura quello che era stato previsto per domenica, dunque serrate, manifestazioni e quant'altro, ma soprattutto per quello che ha detto l'assessore al commercio Davide Bordoni, si va riqualificando Porta Portese nella volontà di riportarla a quel fasto antico che la vedeva a livello di un mercato delle pulci parigino, ancorché della grande tradizione dei mercati, quella di Torino, della domenica e quant'altro. Insomma, è una cosa a cui peraltro teniamo molto, caro assessore, noi romani, no? Quindi sì, io voglio dire, c'è anche una, non è solo un mercato e quindi un'attività commerciale, credo che Porta Portese stia nel cuore di tutti i romani, quindi c'è la volontà di risolverlo con grande equilibrio. È evidente che la polizia municipale premeva a un ragionamento più veloce, però se vogliamo rilanciarla a 360 gradi dobbiamo fare un ragionamento di sistema, quindi non si può andare avanti più con le proroghe o con le mezze soluzioni, ma dobbiamo affrontare tutto il problema. La ringraziamo molto, complimenti per l'esito della vicenda e buon lavoro. Buona giornata. Grazie all'assessore al commercio Davide Bordoni. Vado avanti a gomitate tra la gente che si affolla, le patacche che ti ammolla quello là. C'ha di tutto, pezzi d'auto, spade antiche, quadri falsi e la foto nuda di Brigitte.